mercato che non c'era. Questa è la funzione della moneta, no? Dovrebbe essere che io, se c'è deflazione, c'è poca moneta in giro, la stampo e te la do per lavorare. Se ce n'è troppa la prendo e la brucio, in modo da tenere la circolazione. Ma funzionava quando c'era la parità aurea, quando non potevi creare moneta dal nulla, perché oggi le banche commerciali ti devono dare una carta di credito, un livello di assegni, crei moneta dal nulla. Quindi, e lì ha iniziato questa cosa qui, quando Nixon avevano la parità aurea, la banca americana, la Federal Reserve, stampò 90 miliardi dell'epoca, del 70, 90 miliardi di dollari che distribuì nel mondo. Il dollaro, e Nixon nel 70 prese il dollaro e disse: non c'è più la parità aurea perché l'oro è questo qua. E la moneta divenne l'ancoraggio di tutte le monete, furono ancorate al dollaro.